Allora, nella scorsa lezione abbiamo parlato del calcolo dell'evapotraspirazione utilizzando il metodo di Priestley-Taylor. In questa lezione invece vedremo come si effettua il calcolo dell'evapotraspirazione considerando un altro modello che è implementato all'interno della componente evapotranspiration che fa parte del gruppo Geoframe, che è il modello di Penman-Montit. Ma il modello di Penman-Montit, però, con una modifica che è stata apportata dalla FAO. Questo modello, come vi ho detto nella scorsa lezione, è stato implementato dal professore Formetta, nel 2014. Allora, per quanto riguarda questo modello, allora, l'equazione generale per il calcolo dell'evapotraspirazione di Penman-Montit è quella che vedete appunto nella slide, che il professore vi ha presentato e vi ha illustrato, magari non proprio con questa simbologia, con qualche simbolo diverso, ma diciamo che la formula è sempre la stessa. Qui vedete che vi è appunto una relazione tra l'evapotraspirazione, quindi ET, e poi al solito la radiazione netta, il flusso di calore dal suolo, e tra tutti gli altri, tra tutti i parametri, diciamo che quelli in cui la FAO è intervenuta dal punto di vista proprio modellistico sono RS ed RA, che sono rispettivamente la resistenza superficiale e la resistenza aerodinamica. La FAO che è, per capire, la FAO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. È diciamo, un'organizzazione che si occupa proprio di implementare modelli per tutta questa branca. Quello che hanno fatto è stato implementare delle equazioni per la resistenza aerodinamica e superficiale che trovate in questi link che vi ho inserito nella slide per chi è interessato a vederli e a conoscerli, introducendo praticamente queste formule per le resistenze aerodinamiche superficiali, sono arrivati ad un'ulteriore formulazione dell'evapotraspirazione, che però è un'evapotraspirazione di riferimento, cioè potremmo definire l'evapotraspirazione potenziale, cioè l'evapotraspirazione che si ha nel momento in cui la vegetazione non ha nessuno stress, né idrico né ambientale. Ora, una volta calcolata l'evapotraspirazione di riferimento, secondo la formulazione della FAO, l'evapotraspirazione reale si calcola semplicemente moltiplicando l'evapotraspirazione di riferimento per due coefficienti. Ks è il coefficiente relativo allo stress, dell'acqua, quindi il water stress, e Kc che è il crop coefficient, cioè è un coefficiente che tiene conto del tipo di coltura. Perché se stiamo parlando di evapotraspirazione, è logico che ci deve essere vegetazione. E la vegetazione, in questo caso loro tengono conto del tipo di vegetazione che va ad effettuare la fotosintesi e quindi la traspirazione, con questo coefficiente Kc. Anche qui, dal momento che questi parametri, alcuni di questi parametri poi li troverete nel SIM file che dovete utilizzare. Vi ho inserito una tabella, ok, che rimanda appunto ai coefficienti Kc per i vari tipi di vegetazione. Vedete sempre lo schermo? Sì, vediamo. Ok. Vedete qui i vari tipi di il Kc. Per i vari tipi di vegetazione in base a quello che voi scegliete. Allora, per quanto riguarda invece il calcolo del Ks, allora, considerate che tutte queste formule, io, cioè queste 3-4 formule, ve le sto facendo vedere per conoscenza, ma non dovete voi implementare nulla perché già è tutto implementato. Per quanto riguarda invece il Water Stress Coefficient, la FAO lo calcola tenendo conto di quella che è l'acqua che è disponibile all'interno del terreno e considerando anche però diciamo qual è quella frazione di acqua che le piante possono utilizzare. Prima
prima di entrare, prima di subire lo stress idrico. Ora, sostanzialmente il discorso qual è? La pianta, per estrarre l'acqua dal terreno, deve esercitare una certa suzione, cioè deve appunto estrarre l'acqua esercitando un potenziale, una forza, chiamatela come volete. Nel momento in cui l'acqua è poca, le piante devono esercitare una forza, una suzione ancora maggiore, fino a quando però non avranno la capacità di estrarre acqua, perché c'è troppa poca acqua rispetto a quello che è la loro forza di estrazione. E quindi si dice che in quel caso la pianta ha raggiunto una condizione in cui sta per entrare nello stress idrico, e il contenuto d'acqua del terreno in questa condizione prende il nome di wilting point. Il wilting point è un punto caratteristico è un punto caratteristico della curva di ritenzione. Io non so se voi questa cosa le avete viste a lezione. Il contenuto d'acqua al wilting point è il contenuto d'acqua alla fill capacity. Le avete viste a lezione? Il prof dice di no. Confermo. No, ci sono. Dunque, ciao prof. Scusate, ma ero intrappolato in una riunione da cui non riuscivo ad uscire. Dunque, il wilting point, a parte che lo può spiegare benissimo con sé. Sì, no, infatti volevo sapere se lo sapevano, così per spendere due parole in più. Invece la capacità di campo, sulla capacità di campo in realtà è una cosa che non esiste, quindi sì, esiste... E quindi io sono sempre in imbarazzo a parlarne, perché okay, è allora... un'interpretazione di un processo, ma su questo sì. Ok, sì, prof, ti sento in ritardo, non so se è un problema del mio, Allora, il water stress coefficient, come vedete qui dalla formula, è calcolato come un rapporto tra la TOW, che è l'acqua totale disponibile nel suolo, DR, che è una, anch'essa è l'acqua che le piante riescono ad estrarre, che viene calcolata dal modello secondo, diciamo, delle formulazioni che non ho ritenuto di particolare importanza, ma comunque vi ho riportato qui il link per chi volesse andare a vedere come viene calcolato questo DR. Dopodiché trovate la RHO. La RHO è il prodotto tra la P, che è la depletion fraction, e la TOW, che abbiamo detto essere l'acqua totale disponibile. La depletion fraction, che è un parametro che poi dovete dare in input al modello, non è altro che la frazione di acqua che le piante possono estrarre senza subire stress, perché abbiamo detto che le piante, nel momento in cui l'acqua nel terreno è troppo poca, dovrebbero esercitare una suzione eccessiva e di conseguenza non riescono ad estrarre l'acqua dal terreno, e questo significa che entrano in stress idrico. Ora, il contenuto d'acqua invece alla fill capacity e al wilting point sono dei contenuti d'acqua caratteristici delle curve di ritenzione dei terreni. In particolare, il contenuto d'acqua al wilting point, diciamo, ho provato a spiegarvelo poc'anzi, è il contenuto d'acqua minimo al quale le piante riescono a sopravvivere. Cioè se il wilting point è per esempio pari a 0,2 e nel terreno c'è un contenuto d'acqua pari a 0,1, la pianta è in stress idrico, cioè la pianta comincia a soffrire la mancanza di acqua. Quindi il wilting point è proprio il punto limite alle quali le piante riescono a vivere. Si chiama in italiano punto di appassimento. Esatto. E evidentemente questi wilting point sono una funzione del tipo di pianta, perché è chiaro che una pianta che vive nel deserto ha un diverso wilting point di una pianta che vive nella foresta amazzonica. E quindi ci sono delle tabelle che hanno a che fare col wilting point, in particolare con il wilting point però dei crop, cioè delle colture, più che delle foreste.
Mentre per quanto riguarda la field capacity, anche per questa esistono in qualche modo delle tabelle, però se voi avete appreso, come sono sicuro, correttamente le indicazioni che derivano dall'analisi con le equazioni di Richards, non esiste questa cosa che si chiama field, cioè la field capacity sarebbe l'acqua che rimane nel suolo quando il drenaggio dovuto alla gravità è avvenuto, ma questo non c'è scritto nelle equazioni di Richards in questo momento. E quindi anche questi sono valori interpretati dagli agronomi, sempre relative ai suoli e relativamente anche alle piante. Per cui anche per questo, diciamo, field capacity è alla fine un'interpretazione del fenomeno di infiltrazione fatta dagli agronomi in funzione del tipo di coltura che si analizza. Da un punto di vista concettuale, la field capacity si potrebbe pensare al punto in cui la fase liquida non è più continua all'interno del suolo. E quindi eventualmente il moto all'interno dei suoli, cioè dopo il flesso della curva di ritenzione idrica, ecco, in qualche modo. Va bene, mi taccio. Sì. Grazie, prof. Ok, quindi riprendendo, diciamo, il discorso che ha fatto il professore sulla field capacity. La field capacity è un parametro che appunto hanno inventato per avere una, diciamo, un parametro di riferimento sul quale poter fare dei calcoli. È un contenuto d'acqua che solitamente è qualche punto percentuale più piccolo rispetto al contenuto d'acqua a saturazione, dal punto di vista proprio numerico. E come diceva appunto il professore, dovete immaginarlo come quando la colonna di suolo è completamente satura e l'acqua non si muove, cioè tutta l'acqua che poteva drenare è già drenata, quindi non vi è più acqua che percola verso il basso e non c'è neanche acqua che risale per capillarità, quindi l'acqua è ferma. È questa condizione, che appunto fisicamente non esiste, che però teoricamente hanno inventato, l'hanno chiamata field capacity. Comunque, voi dovete sapere che esiste questo valore di contenuto d'acqua che purtroppo è un parametro che dobbiamo inserire. Allora, andiamo alla console. Quindi, come al solito, dobbiamo aprire il progetto, che è sempre lo stesso, dove abbiamo il simfile evapotranspiration FAO, che riporta appunto il modello di Penman-Montit. Così come abbiamo visto per il modello di Priestley-Taylor, dobbiamo inserire la data di inizio simulazione, la data di fine simulazione, il sito della simulazione con le considerazioni che abbiamo fatto la lezione precedente, cioè considerando il fatto che noi possiamo avere più siti su cui stiamo facendo la simulazione, e, dopodiché il time step, che è l'intervallo temporale nel quale viene fatta la simulazione, che deve coincidere con il time step delle serie temporali e che, per quanto riguarda il modello di Priestley-Taylor e Penman-Montit, può essere o orario o giornaliero, non può essere suborario. Vedremo poi invece che con il modello Prospero, che è l'ultimo modello che vedremo, con quel modello invece si potrà fare una modellazione suboraria. Con questi sono soltanto orario e giornaliero. Dopodiché, i parametri del modello, che di cui appunto vi ho parlato nelle slide precedenti per darvi un attimo di consapevolezza e conoscenza di quello che andiamo a inserire nel modello. Quindi troviamo il parametro crop coefficient, che è appunto quel KC, che vi ho messo anche qui il link alla tabella, che è sempre la stessa che abbiamo visto prima, e che dunque potete ovviamente variare in funzione della tipologia di vegetazione che scegliete. Potreste per esempio anche pensare di fare simulazioni diverse cambiando la vegetazione. Dopodiché il wilting point è la field capacity,
per fare una, diciamo, una simulazione coerente dovrebbero essere ricercati in letteratura. Non vi ho riportato qui le tabelle perché ne esistono un'infinità, anche in base al tipo di vegetazione e anche al tipo di interpretazione che viene data alla field capacity. Quindi è una scelta che dovete fare voi, ma ovviamente è sicuro che il wilting point deve essere un valore un po' più grande rispetto al contenuto residuo, mentre la field capacity deve essere un valore con numerico un po' più piccolo rispetto al contenuto d'acqua e saturazione. Quindi, se noi immaginiamo che il contenuto d'acqua residuo è, per esempio, 0,2, il wilting point dovrà essere almeno 0,25-0,3. Mentre se il contenuto d'acqua e saturazione è, per esempio, 0,5, la field capacity dovrà essere almeno un 0,45. Quindi, per darvi un'idea. Però questo appunto, vi sto dando queste indicazioni dal punto di vista numerico, ma se doveste trovare i parametri in letteratura e quindi poi ci riportate i parametri che avete trovato in letteratura, sarebbe ovviamente molto meglio. Dopodiché, gli altri parametri da inserire sono la profondità radicale, root depth, perché dobbiamo considerare che ovviamente le piante hanno delle radici, e sapere la profondità di queste radici è importante dal punto di vista proprio concettuale di evapotraspirazione. E l'altro parametro è la depletion fraction che abbiamo visto poc'anzi, cioè, ve lo ripeto, quel quantitativo d'acqua che le piante riescono a estrarre prima di entrare in stress idrico. E anche qui vi ho riportato la tabella, è la tabella 22, è questa, in cui, così come per il KC del crop coefficient, in funzione del tipo di vegetazione avete la profondità radicale e la depletion fraction. Inoltre, questi link che vi ho inserito sono tutti della FAO. Quindi se voi diciamo, vi muovete all'interno di questo sito, potete vedere anche quella che è la teoria proprio implementata dalla FAO, se siete interessati ovviamente. Dopodiché, l'altezza della canopy, cioè l'altezza della pianta, è un altro parametro da inserire. Qui ho dimenticato a dirvi che è in metri, così come la root depth, sono tutte in metri. E poi infine abbiamo la data d'inizio, il time step che si riprende dai valori che abbiamo messo all'inizio del SIM file, la pressione atmosferica di default e il dew hourly che nel caso in cui è true la simulazione viene fatta appunto oraria, quindi questo parametro deve essere coerente con quanto inseriamo nel time step. Se invece mettiamo false, la simulazione verrà fatta giornaliera per il dew hourly. Andiamo agli input. Allora, gli input del modello di Perlman-Montit sono due o tre in più rispetto a quelli di Priestley-Taylor, perché il modello dal punto di vista, diciamo, fisico è già un po' più complesso rispetto a quello di Priestley-Taylor. I dati che servono sono la temperatura dell'aria. Dopodiché serve il vento, meglio la velocità del vento in atmosfera, ovviamente. Dopodiché l'umidità relativa. Un altro file di input è la radiazione netta, di cui parleremo nella seconda parte della lezione. Dopodiché, come file di input abbiamo il file della pressione atmosferica, poi il calore latente dal suolo, il soil heat flux, e un altro parametro di input è il contenuto d'acqua all'interno del suolo. Allora, vedete che noi già qua stiamo parlando di 7 file CSV che devono essere forniti in input a questo modello. Ed è chiaro che in un sito non è sempre possibile trovare
i dati, così come abbiamo detto nelle lezioni precedenti. Quindi con i notebook che vi ho fornito questi dati si possono creare, o se si trovano poi si possono formattare, oppure tranne nel caso della radiazione e della temperatura, per gli altri parametri potreste anche mettere un file di input con tutti meno 999 e il modello si prenderà i file di default, i dati di default. Ma questo solo nel caso eccezionale in cui non avete completamente dati. Ma sappiate che se non inserite dati di radiazione e temperatura, il risultato che otterrete è un risultato falso e fisicamente non attendibile. Ok, questa è al solito l'impostazione che devono avere i file CSV dei modelli. E al solito vi ho riportato qui i nomi dei notebook per andarli a creare o per andare a formattare i file CSV. Dopodiché gli output, così come abbiamo visto per il modello di Priestley-Taylor, anche in questo caso sono il calore latente, che ovviamente è espresso in watt su metro quadro, e l'evapotraspirazione, che è espressa invece in millimetri. Verranno salvati dove indicate voi, in funzione del... In questo caso, per come io ho creato il percorso, verranno salvati nella cartella, questa forse era Cavone, comunque nel sito che io ho messo nella variabile site. Quindi poi sta a voi cambiare il percorso nel caso in cui volete salvarlo in altre cartelle. E basta, quindi questa è la parte, diciamo, teorica per quanto riguarda Penman Montit. Avete domande su questa parte, sui parametri, sui file di input? Ci sono delle domande? Scusa, Concetta. Sì. Ma cioè in una stazione, cioè nelle stazioni che abbiamo riusciamo a trovare anche, non so, il contenuto d'acqua nel suolo, non penso? Allora io per l'esercitazione dell'evapotraspirazione vi ho preparato delle cartelle di dati, perché come vi ho detto trovare questi dati è molto difficile. Casomai per il contenuto, io non mi ricordo se in questi dati c'è il contenuto d'acqua, casomai il contenuto d'acqua è uno di quelli in cui potete mettere meno 999, ok? O casomai potete creare voi delle serie temporali con il file che vi ho dato, per esempio con una serie temporale che va dal contenuto residuo al contenuto a saturazione, o ancora meglio sarebbe dal wilting point alla fill capacity. Per esempio creare una serie temporale con una variazione sinusoidale del contenuto d'acqua che va dalla wilting point alla fill capacity. Ok? Ok. Ok. Ora, però, per quanto riguarda appunto l'esercitazione sull'evapotraspirazione, siccome vedremo nella seconda parte della lezione che sono necessari degli input che voi purtroppo non conoscete, cioè non avete le conoscenze proprio perché non avete fatto una materia che ve le fornisca, quindi non avete delle conoscenze per lavorare con questi file di input. Per questo motivo io vi ho preparato delle cartelle con circa 15 bacini, quindi avete tantissimi dati, che potete utilizzare per fare queste esercitazioni. Ok? Ora, per quanto riguarda la precipitazione, se voi volete, come ovviamente può anche nascere la curiosità di utilizzare un dato che avete perso del tempo per scaricare, potreste utilizzare i dati che vi ho fornito io, di cui comunque dopo parleremo e vi farò vedere, e inserire, invece della precipitazione che trovate in quella cartella, mettere la vostra di precipitazione. Ok? Però dopo sulla parte dei dati ci entreremo meglio, perché diciamo vi ho preparato queste cartelle proprio per cercare di facilitarvi anzi il lavoro. Ok? Ci sono altre domande che riguardano, diciamo, questa parte teorica di sim file e parametri?
Allora, se non ci sono domande, io proseguo con il SIM file.